Abbiamo dato il nome Atlantis a questa collana per suggerire quello spazio simbolico, storico, che da sempre congiunge le due realtà, quella del Nord America e quella dell'Italia. In questa collana noi ci chiediamo che ne è stato della italianità di questa gente che è andata in America. Dopo tre generazioni, per esempio, cosa resta? In queste scritture, e abbiamo l'esempio tra i libri che abbiamo lanciato, c'è il romanzo di Anthony Valerio, Brooklyn, il Mediterraneo, la presenza del Mediterraneo a Brooklyn, in una famiglia, dove, ancora una volta, non siamo più alla scrittura epica di Donato o di Carnevali, ma siamo invece in un ambiente post-emigrazione. Quello che noi vogliamo cogliere invece è questa scrittura che non è né fatta di italiani in America e né più da italiani che sono emigrati 100 anni fa. E in un certo senso ci consente di vedere un'America che a suo modo ha assorbito aspetti della specie italiana, di qualità che è filtrata, si è condensata nella storia e comunque influenza la vita dei singoli. Si coglie in effetti, più specificamente a livello di letteratura, è veramente questa leggerezza ironica della scrittura, dove il ricordo non è più quello che è stato, ma quello che magari non è stato, nel senso di perdite, di riadattamenti, nel senso di un'italianità del possibile più che altro, o del proiettato in avanti, ma senza quella pesantezza storica, senza quell'astio o quella nostalgia. Questo, stiamo parlando di un fenomeno che ci fa pensare anche a una cosa un po' più ampia. Dopo quanto tempo è che uno smette di essere italiano? Dopo quanto tempo è che uno smette di essere, per esempio, un americano o un francese? E sono domande che, in un certo senso, partendo da questa letteratura, ci fanno riflettere su, per esempio, in Italia, dopo quanti anni uno che viene da un altro paese, nasce qui, poi i figli nascono qui, si arriva ai nipoti che non conoscono più la lingua originale della loro provenienza. Allora, che italianità hanno questi qui? Ed è un fattore positivo o negativo? Bene, secondo me è un fattore positivo, perché inevitabilmente in una cultura forte stampo pluralistico, come negli Stati Uniti e come ben presto sarà anche in Italia, credo, alla fine uno viene identificato dagli altri in base a una sua provenienza. È una cultura che reagisce, rigetta questi innesti, questi arrivi, di solito si chiude in un mondo abbastanza omogeneo, riduttivo e tendenzialmente totalitario. Per questa collana abbiamo messo insieme un gruppo per il comitato scientifico di personalità notevoli in questo campo di studi. Abbiamo Fred Gardafe, che forse è il massimo studioso di cultura italoamericana negli Stati Uniti, Josephine Gattuso-Hentin, professoressa alla NYU e autrice di un bellissimo libro che si chiama Do the Right Thing. Abbiamo nel nostro board anche Martino Marazzi, uno dei più grandi anglisti americanisti oggi in Italia, che insegna all'Università di Milano, Filippo Laporta, grande conoscitore della fiction di tutti i tempi e in particolare dell'Italia, è appassionato degli Stati Uniti. C'è la stessa Margherita Ganeri, anche lei professoressa di storia e di semiotica, e negli ultimi anni
studiosa della cultura italo-americana di origine italiana a New York, e infatti uno dei libri che abbiamo già lanciato è L'America italiana della scrittrice Helen Barolini, che ha scritto un suo libro Umbertina, che è praticamente un libro epico che parte dai suoi bisnonni dalla lontana Calabria e segue per tre generazioni questo processo di adattamento, di inserimento, di maturazione, di sviluppo, e poi alla fine anche lei arriva a un punto e dice: guarda, io sono una scrittrice e forse l'italianità ci sarà, ma non la devo più rivendicare, no? E ormai nelle fibre della sua scrittura. E Margherita Canera ha prodotto la prima monografia su questa scrittrice, i cui libri sono disponibili in italiano. L'idea di Atlantis nasce dalla convinzione mia e di Silvia Tessitore che c'è un mare di simboli, di storia, che ci congiunge, sì, e che ci divide. Penso che questa letteratura e la nostra collana prevede sia appunto lavori creativi e sia lavori critici, offra una nuova finestra, se vogliamo, sull'evoluzione delle culture, ci consente di in un certo senso anche mettere in questione, mettere in forza l'intera ideologia degli studi etnici. Quanto può durare il problema dell'identità etnica? Quando è che uno diventa francese dopo 4, 5, 6 generazioni, no? Sono domande che ci dobbiamo porre, perché sono domande attuali in tutti e due gli ambienti, sia negli Stati Uniti e sia in Italia e sia in tutto il mondo, secondo anche la mia posizione più generale sui tempi.